andiamo al comune di Acicastello, dove ci aspetta il sindaco e l'assessore. Siamo al comune di Acicastello e stiamo aspettando che il sindaco Drago ci riceva. Avevamo l'appuntamento alle 10.30, noi siamo arrivati alle 10.15, un po' prima. Ancora non ci chiamano. Questo è innanzitutto uno scarico. Ah, ma allora è uno scarico. E se lo dice l'assessore? Questo è innanzitutto uno scarico di sovraccarico. Significa appunto quando capita un guasto come in questo momento delle pompe e la regione ha autorizzato a scaricare, diciamo, questo sovraccarico qua. La regione ha autorizzato a scaricare lì? Un troppo pieno? Cos'è un troppo pieno? Faccio un esempio pratico. Se tu fai la cacca a casa tua. Ah, bell'esempio! E non fai l'espurgo del pozzo nero, prima o poi la cacca salirà sopra di te. Perché fa l'esempio su di me? Se tu fai la cacca a casa tua e non fai l'espurgo del pozzo nero, prima o poi la cacca salirà sopra di te. Ah, ora ho capito! Troppo pieno cosa significa? Che se si rompe una pompa, per evitare che le fogne esplodano nel centro storico, deve sversare. Non può sversare nel centro storico perché si creerebbero notevolissimi danni igienico-sanitari, sversa in un'area già sottoposta a divieto di balneazione. Già, a due passi da dove la natura diventa emozione. Così come il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dice, nominando il Presidente della Regione commissario ad acta per la realizzazione degli impianti fognari, a velocizzare l'iter dell'appalto che è già concluso ma non ancora affidato per realizzare il collettore fognario, perché i comuni purtroppo ormai nell'ambito del proprio territorio, trattandosi di opere sovracomunali, intercomunali, non hanno le competenze e non hanno i fondi, tant'è che il collettore fognario di Acicastello, che si allaccia a Catania e fino al depuratore, è stato finanziato con delibera CIPE con 17 milioni di euro. Ecco, piuttosto che immaginare colpi di sole, io immagino una giunta di governo attenta che velocizzi questo percorso e che finalmente, dopo tanti, forse troppi anni, realizzi il collettore. Siamo qui ad attendere, ma lo stesso nuovo collettore, immaginato, progettato e speriamo al più presto realizzato da parte della Regione, avrà 5 troppo pieni. Vuol dire che se si romperà una pompa di sollevamento, nelle more delle manutenzioni, i reflui, i liquami dovranno sversare. E quindi è la stessa cosa. Però ha sversato, ecco, questo qua, perché c'è stato questo guasto. Altrimenti avremmo dovuto berla insieme, ci mettiamo lì con una canna e la potevamo bere io e lei. No, grazie, come se avesse accettato. Il guasto di una pompa di sollevamento produce uno sversamento. Il comune si è immediatamente attivato, tant'è che credo giorno 30 luglio abbiamo fatto l'ordine di acquisto delle pompe, sono arrivate e le abbiamo rimontate. Abbiamo letto sul giornale che il Corriere si è ammalato per strada e poi nello stesso giorno è arrivato da Salerno, abbiamo letto qualcosa del genere, ne risulta? Anche questo, ha avuto un malore, naturalmente io non sono medico, non sono lì a certificare il malore, il tempo... No, l'abbiamo letto su un quotidiano. Sì, sì, anche questo, ha avuto un malore. Vogliamo ascoltare assieme cosa dice l'assessore Calleri? Con piacere. Riparare il guasto alle pompe, le competenze sono comunali. La Regione in questa tipologia non ha alcuna responsabilità, anzi, noi per quanto riguarda l'intervento di Acicastello siamo dovuti intervenire per l'inerzia di tutti gli enti competenti, dal lato al comune, in via sostitutiva. Quindi anche di Acicastello, quindi stiamo parlando anche di Acicastello. No, per l'intervento di Acicastello abbiamo acclarato l'inerzia degli enti competenti. Abbiamo già anche appaltato un intervento per un valore di 23 milioni e è in corso, è stata fatta l'aggiudicazione, ci sono dei contenziosi, ma abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi noi siamo intervenuti in via sostitutiva. Questo scarico al mare di quello che ci ha indicato proprio l'assessore alla tecnologia del
Sindaco, noi abbiamo portato il messaggio da parte dell'assessore regionale Calleri. Lei cosa ha da dire? Che condivido, a lui? Che condivido due delle cose che ha detto. La prima è che non è a conoscenza della storia degli ultimi 5-6 anni della zona che rappresentiamo come amministrazione, e la seconda che si impegnerà al massimo affinché questo collettore venga realizzato. Nella parte iniziale desidero affermare che l'assessore non sa che è stato proprio il comune di Ecicastello a pungolare la presidenza del Consiglio dei Ministri e poi l'allora commissario ingegnere Dario Ticali a commissariare l'ATO per realizzare e concludere il progetto del collettore fognario. Teniamo i riflettori accesi e facciamo in modo tutti insieme che queste grandi opere vengano realizzate. È da troppo tempo che si aspetta. Anche perché questa situazione, l'abbiamo sentito, lei l'aveva già evidenziata. E io la ringrazio, no? Siamo stati i promotori del commissariamento, tant'è che poi la Regione ha commissariato, proprio noi, quindi l'assessore farebbe bene, prima di rilasciare interviste, di farsi spiegare ciò che è accaduto nella storia. Lui ha detto però, ancora non conosco molto bene i fatti, è stato un po' largo nel discorso, quindi non è sceso nel dettaglio, vogliamo dirlo. Lo voglio precisare che qua l'amministrazione, se si rompe un mezzo meccanico, ovviamente che qualcuno non si inventi che la colpa sia dell'amministrazione. Non è così. Ma ce la prendiamo pure, anche se non è così. Impropriamente. Impropriamente, ma comunque abbiamo sostituito subito la pompa che si era guastata. Senta, ma noi siamo stati troppo indiscreti. Assolutamente no, io apprezzo queste attività e sono contento che state in questo modo al nostro fianco per completare una delle opere più importanti per tutta l'umanità. Sa che domani ci tocca un'altra volta andare a Palermo. Sono contento, ci state aiutando, se vuole l'accompagno. No, perché appena torniamo gli riporto l'altra volta l'altro messaggio. I miei in bocca al lupo all'assessore di fare bene e di impegnarsi affinché il collettore venga completato, realizzato al più presto. Grazie, buon lavoro a lei e a tutta la sua giunta. Siamo da Citrezza, non ce ne siamo mai andati comunque. Gli splendidi Faraglioni, bellissima vista, il mare con i pedalò. Ecco, lì noleggiano i pedalò, la gente fa anche il bagno. In un mare forse non tanto azzurro. Ma allora il problema è rimasto! E viene il sistema del guasto e quindi non esce più l'acqua nera. Da questo punto no. Già, non più da questo punto, ma da questo. Tappiamo da una parte degli scarichi dentro il porto di Acitrezza e neanche in linea d'aria, neanche a un chilometro, c'è l'altro scarico. Ma allora, cosa abbiamo parlato? Ma allora l'inquinamento c'è! Altissima, purissima, mi sembra di ricordare una pubblicità di un'acqua minerale. Ma io mi chiedo, ma il sindaco Drago e il suo assessore all'ecologia hanno mai fatto fare qui un esame come quello che hanno fatto all'interno del porto? Un esame delle acque? La prossima volta glielo andremo a chiedere e ci faremo dire se è uno scarico oppure utilizzeranno un'altra terminologia, così magari forse più appropriata, ma sempre di sversamento parliamo. Sindaco di Acicastello, ma lei in cuor suo pensa di aver fatto tanto affinché questo degrado non esistesse? Perché se l'acqua che riversava all'interno del porto di Acitrezza arriva a convogliare qui, siamo sempre al punto di partenza.